sono Caccamo Luigi, ho 41 anni di lavoro, sono un disoccupato da 6 mesi, sono un lavoratore che ho iniziato a 16 anni a lavorare, mi ritrovo qui a protestare per avere dei risultati che al governo ancora da oggi, dopo 3 mesi, non sono passati i decreti attuativi al Parlamento. Noi stiamo qui a contestare questo, vogliamo che questi decreti vengano attivati, vengano trasformati in legge. E secondo te le legislazioni che si sono susseguite, diciamo, da soprattutto sulle pensioni, dalla riforma Dini fino ad oggi, secondo te hanno determinato dei miglioramenti nella società? O no, assolutamente, peggioramenti. Dalla riforma Dini alla riforma Damiano, la riforma Fornero poi è stato un disastro perché ha spostato chi stava per andare in pensione dopo un anno, l'ha spostato di 6 anni. Io mi trovo da 7-8 anni che inseguo questo traguardo. Quando era 35 mi mancavano 2 anni, l'hanno spostata a 37. 37 mancavano 2 anni, l'hanno spostata a 40. 40, 43, mi ritrovo adesso a non avere più un lavoro, essere disoccupato e non avere un reddito. Per il momento ancora c'ho la NASPI per ancora qualche mese. Dopo? E chi lo sa, cosa faccio? Mi incatenerò sicuramente davanti al Parlamento. Davanti al Parlamento? Sicuramente, perché non si può andare avanti così. Una società come l'Italia, una nazione come l'Italia, non si può arrivare a questo. Lasciare il suo popolo, gente che ha fatto 41 anni di lavoro, ha tirato su l'Italia, perché abbiamo tirato su l'Italia noi con 41 anni. Non sono stati tirati su dai nostri politici, anzi, ci hanno rovinato. Noi siamo qui a contestare questo e il governo, io lo chiamo Renzi, che inizia a lavorare, andrà a 80 anni in pensione, muore prima. E poi voglio capire, lavorando saltuariamente, quanti anni di lavoro riesce a fare questo giovane. Se fa 40 anni di lavoro, iniziando a 27 arriva a 70 anni, 67 anni, ma senza mai smettere, ma adesso si fa il precariato, 3 mesi, sei fermo 6 mesi, 2 mesi, non si può. Dobbiamo pagare noi quello che gli errori di quello che hanno continuare a pagare per gli errori fatti al passato, ma sempre noi dobbiamo pagare. Loro i vitalizi non se le tolgono? No. Va bene, grazie. Grazie a te. Facciamo come se fosse naturale. È nato quello. No, ne fa. Un nemico. Ciao. Ciao, buongiorno. E cosa faccio qua? Allora, intanto mi presento. Sono Antonio Mollica, sono presidente della Secrep Italia. E nella segreteria nazionale di Trasporto Utopia ho appoggiato pienamente questa campagna 41 per tutti, perché io ho già portato avanti una campagna specifica per i camionisti che si chiamava la campagna Tir e Usurante. Grazie a Dio nella legge di stabilità i camionisti dopo 35 anni, 40 anni sono stati messi nei lavori gravosi, quindi ho appoggiato pienamente sia con la parte datoriale che con la parte della segreteria, quindi dei conducenti di camion, questa campagna 41 per tutti, perché la ritengo giusta. Partiamo dalla legge Fornero, che è la più grande porcata del dopo secolo, perché la legge Fornero, caro Fornero, hai cancellato 2 generazioni di persone con una firma, e quindi mi sento in dovere, visto che io un mezzo risultato per il trasportatore l'ho ottenuto, non ci fermeremo assieme con questo gruppo, lo faremo crescere in modo sostanziale, fin quando la legge Fornero non va riformata per tutti i lavoratori di questo paese, perché un lavoratore come me, io mi trovo in una situazione in questo momento, di 2 società, tranne la cosa pubblica la posso dire, ci sono 2 società, io lavoro per la società Artroni, dove nei vettori con 6 mesi di fatturato arretrato e migliaia di lavoratori, 2 società per azione non si mettono d'accordo al MISE, stiamo parlando dentro un ministero, vuol dire che persone come me,
che con 39 anni di contributi, nonostante tutti gli altri tornati ai lavori gravosi, io con 39 anni di contributi da domani mattina mi devo inventare un lavoro. Ma non ho già dato il sangue, io e tutti i miei colleghi lavoratori con 40 anni di contributi o 41 anni, quando dicevo 41 per tutti, è già, come si dice, un lusso per voi, ma per noi i 35 anni, quando avete fatto la legge retroattiva, in quattro ore avete fatto la legge retroattiva per tutti i lavoratori. Mi domando e mi chiedo perché, perché in commissione, con 2 ore di commissione, con 30 senatori e 20 deputati, potete fare la legge retroattiva anche per voi politici. Quando ci chiedete sacrifici al popolo, quindi ai lavoratori, fatemi la cortesia, le leggi retroattive o si fanno per tutti o se no non si fanno per nessuno, perché è molto semplice prendersi con le fasce più deboli. Sappiate che noi come gruppo 41 per tutti. Sono riuscito con Lisa e la Claudia.
provincia, la Claudia. I trasporti in questo paese non funzionano perché loro fanno delle leggi ad hoc. Io continuo a farmi la guerra per discorso di terra. Però siamo visti l'altro giorno, siamo andati a pranzo. Il comparto autotrasporto, vi ricordo che producono circa il 18% del prodotto interno lordo di questo paese e meritano rispetto. Voi non siete capaci a fare due regole molto semplici, perché sui pagamenti io ribadisco ancora una volta che l'autotrasporto è essenziale per questo paese e non è giusto che dei lavoratori, di cooperative, di non cooperative, di tutto il ramo del trasporto e logistica vengono trattati, come diceva qualcuno qua, da animali. I lavoratori vanno rispettati perché sono quelli che producono per questo paese e meritano rispetto da parte di tutti noi. Ciao, piacere, Angelo. Io sono qui perché faccio parte un po' dei gruppi del 41 per tutti e poi spero che ci siano anche tanti giovani perché la causa principale è per loro, perché noi stiamo finendo. 43 anni poi. Ce ne sono pochi, sì, purtroppo ce ne sono pochi, però allora che si svegliano, perché poi il tempo della pensione arriva anche per loro, e soprattutto contro questi governi del cavia, che stanno facendo di tutto per abbassare la classe operaia, per abbassare il lavoro, e così io ti posso portare la mia esperienza, che sono stato licenziato senza nessuna causa dalla Sega Freddo. Poi con un'azione sindacale sono stato reintegrato e chiaramente mi mancano 2 anni e qualche mese e non sono tornato a lavorare. Con la NASPI non mi hanno integrato quel che mi manca di stipendio e così non sono più tornato a lavorare. Però è stata una lunga mossa. Però abbiamo avuto una rivincita e credo che sia una bella porta che si è aperta. Certo, io sono qua per rivendicare il mio diritto di essere avendo lavorato una vita di sacrifici, di rinunce, e per poter godere poi da questa benedetta pensione che dovrebbe ripagarmi di tutto questo. Certo. Io ho fatto anche l'imprenditore, ho avuto per 25 anni un'azienda di autotrasporti, ho avuto credetemi, anche l'imprenditore, il piccolo e medio imprenditore oggi è più conciato, è quello che è messo più male di tutti, è più soggetto a ricatti. Se il lavoratore dipendente bene o male ha delle... Esatto, ha anche delle tutele sindacali, e ha un contratto di lavoro, cioè c'è una traccia. Noi imprenditori non abbiamo nulla, siamo alla mercé dei grandi lettori, delle grandi committenze, che poi in parole povere, se vogliamo dirla tutta, è Confindustria. È Confindustria che determina la vita del paese, per cui ha preteso un sacco di cose, con i dipendenti super sfruttati, con contratti, cococò, NPP e cococò, più ne ha più ne metta, li hanno favoriti e agevolati in tutti i modi per fare impresa, per ringraziarci per tutti i sacrifici che gli italiani hanno fatto sostenendo l'impresa italiana, se ne sono andati a lei. 41! Basta accisa! 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 Diritti! Basta accisa! Senza paura! Basta accisa! Senza paura! Basta accisa! Tocca a tutti! Basta accisa! Senza paura! Basta accisa! Senza paura! Basta accisa! Senza paura! Basta accisa! Basta
Ciao Federica. Ciao. Dopo tutta questa serie di iniziative che sono state fatte, secondo te c'è un modo per non disperderle? Assolutamente. Noi abbiamo intenzione di scrivere un libro con i laboratori Rucoci, i laboratori giovani, e queste interviste saranno trascritte in una parte dedicata alle esperienze dei lavoratori. Quindi state allerta, seguiteci e buona giornata a tutti. Non lo so, se le telecamere sono per il papà.